un omaggio a un grande uomo che è scomparso poco tempo fa, Gian Roberto Casaleggio. Non smetteva mai di ricordarci quanto un esempio fosse più forte, più importante di mille parole. E noi oggi siamo qua per dare l'esempio, intanto un esempio di coerenza. Noi facciamo quello che diciamo. Durante la campagna elettorale dell'anno scorso, che mi ha visto candidato alla presidenza, abbiamo speso tante parole su questo tema, sulla sobrietà dei costi della politica. Abbiamo detto quando entreremo ci taglieremo lo stipendio. Ed oggi siamo qua a dimostrare la nostra coerenza, a dare l'esempio. Nella politica ci vuole intelligenza, razionalità, ma ci vuole anche il cuore. E noi ce lo mettiamo in tutte le azioni che facciamo in questo luogo istituzionale, ma anche fuori in rete con i cittadini. Indipendentemente da chi votate, sappiate che in tutta la Toscana, in ogni provincia, ci saranno 10 defibrillatori, 100 defibrillatori. Spero che non utilizzarli mai. Spero che non vi servano mai, ma indipendentemente da chi votate, questi defibrillatori sono anche per voi. Abbiamo deciso di donare questi soldi per dare delle possibilità in più per salvare delle vite, donando dei defibrillatori. Il defibrillatore davvero, se usato, può salvare delle vite. Sappiamo che se il defibrillatore viene utilizzato entro 5 minuti c'è un 50% di probabilità di resuscitare un arresto cardiaco. I stipendi dei consiglieri regionali sono, io direi, immorali e veramente vergognosi, perché qui si passa dagli 8.000 ai 13.000 euro netti al mese. Ditemi voi se con questi stipendi si può capire i problemi della vita reale delle persone. Noi prendiamo i mezzi pubblici, ma con questi stipendi potremmo prendere taxi. Noi, come Movimento 5 Stelle, siamo un freno a questa frenesia dei soldi. Abbiamo già detto come questi soldi vengono restituiti. Non ci è stato possibile per noi, perché è stata una delle prime richieste ai nostri uffici, agli uffici della Regione, di poter avere questi soldi tolti dal bilancio. In che senso? Avere questi soldi tagliati a tutti i politici. È stato risposto, come al solito, che non era possibile. Non è possibile perché si parla di diritti acquisiti. E allora, riprendendo delle citazioni di cui presidente Luigi Di Maio, i diritti acquisiti degli operai, dei lavoratori che la Fornero ha tolto, quelli non erano diritti. Noi in questo anno di lavoro e di impegno abbiamo visto quelle che sono le molti vizi e storture del sistema. Le abbiamo potuti studiare, analizzare, abbiamo capito tutti i meccanismi e adesso possiamo dire che siamo dentro questo sistema. Per noi essere dentro un sistema, in questo sistema, in quello italiano e qui in toscano, significa doverlo cambiare. Da quando esiste la Regione Toscana non sono mai uscite fuori da queste mura tutte le informazioni, tutte le notizie che sono uscite in questo quasi anno di legislatura in cui il Movimento 5 Stelle è qui presente. È soltanto l'inizio, come è soltanto l'inizio questa restituzione che abbiamo fatto. Ce ne saranno altre e noi ci teniamo che siano sottolineate, perché anche questo per noi è un segno di riscossa di una nuova politica, di una politica che non si era mai vista in Italia, di una politica che adesso da 3 anni c'è ed è pronta a governare. L'8 marzo del 2008 un gruppo embrionale che poi avrebbe dato vita al Movimento 5 Stelle si riuniva qui a Firenze in un teatro per avviare il progetto delle liste civiche 5 Stelle. In quegli stessi giorni stava nascendo la candidatura a sindaco di Firenze dell'attuale Presidente del Consiglio. Ci siamo visti 8 anni dopo a Roma, ci siamo incontrati e scontrati politicamente 8 anni dopo a Roma e abbiamo tracciato anche un bilancio. Lui ha indebitato questo comune per decine di milioni di euro, noi abbiamo restituito ai cittadini italiani circa 70 milioni di euro di stipendi, rimborsi elettorali, privilegi e guarentigie. Che cosa stiamo facendo oggi? Noi non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi della Toscana con 120.000 euro di stipendi restituiti in meno di un anno dai nostri consiglieri regionali, 100 defibrillatori acquistati per strutture e impianti che sono sportivi, che sono di recupero sociale, che sono di incontro sociale. Non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi di questa regione. Noi vi stiamo raccontando la nostra idea di paese con una testimonianza ben precisa. Di certo in Europa io non conosco forze politiche
che tagliano i propri stipendi e con quegli stipendi fanno partire nuove imprese. A proposito, siamo arrivati a circa 2.000 imprese, oltre 2.000 imprese in Italia, con i soldi del microcredito degli stipendi dei parlamentari. Nessuno ci credeva, oggi è una realtà. Ieri mattina ho visitato un negozio in Puglia, ne ho incontrato un altro a Brindisi. Ci sono giovani e meno giovani che stanno aprendo un'attività di lavoro con i soldi dei nostri stipendi. Qui ci sono dei consiglieri regionali che salveranno probabilmente la vita a qualcuno con questi defibrillatori, però noi vogliamo che questo sia chiaro: noi non ci sostituiamo allo Stato, noi vogliamo avviare un nuovo modo di essere Stato in questo Paese.